Mamma, vieni qua che ti devo dare la medicina. Dai, dai, vieni qua, vieni qua. Vado a prendere l'acqua, mamma, arrivo subito. L'acqua non ti servirà. Ok, io come faccio a berla, a mandarla giù, scusa? Povera Ilosa. Questa medicina, diciamo che non la ingoierai, ma... te la dovrò mettere da un'altra parte! Ah, oh, è da spalmare da qualche parte? Tipo una crema? Ah, me la devi mettere nell'orecchio? No! Non in quel buco! Ma allora, se non in questo... No. Sei uscita con Carla, dai. Carla è veramente un amore, proprio buona. Ma un amore, sì. Mi fa piacere, mi Abbiamo fa piacere. Abbiamo parlato un sacco. Avete parlato. Un sacco di roba, un sacco di storie, un sacco bellissimo. Che bello, però, dai. Una bella giornata, vedo. Ho visto anche tante storie, sì, mi fa piacere, dai. Ci siamo proprio divertiti. Sai qual è il problema? Che da un po' che non la vedo perché mi ha detto che ultimamente ha fatto un incidente. Ma no, ma dai, ma poverino, davvero? Sì, sincero, non capisco. Perché lei mi spiace, mi spiace, non l'avrei mai detto. Non è vero, niente, te lo giuro che non l'ho uccisa. Io non l'ho fatto riaffare. La prossima volta non ci esci. Esisto solo io. Perché io sono fantastica. Tu sei pazza. Sì, è vero. Prendimi a morbi, ok? Perché la mia... Parlare in corsivo milanese è semplice. Ma un napoletano che parla in corsivo l'avete mai visto, scusa? No. Un napoletano che si vuole comprare due scarpe. Ma giù che ti scarpe? E un napoletano che ti manda a fangù. Oh, fai buchino. Ma scusa, un napoletano che vuole fare aperitivo, come lo dici? Andiamoci in un bar. Ok. Ad un napoletano gli partono i tre quinti. Cos'è che dice? Mi sono partiti 5 minuti. E quando un napoletano invece si incazza? Ma fa mucca mucca. Ok, Amio. Va bene, Amio. Ma facciamo così, ascolta. Bene, aperitivo, okay. A Milano lo facciamo. Va bene, allora dico il tuo milanese. Ok. Ci sono due persone al sushi. Quelle che sanno usare la bacchetta. E poi ci siamo noi. Amo, si fa così. Prendi. Oh, ecco come si faceva. Non è questo video, cioè. Non mi fa esperienza. Oh shit. I'm so fat, you can see from the back. Go babies. Niente, stavo twerkando come se non ci fosse. Professione, cosa ci fa qua? Li ho rimandati tutti. Signorina Kerman, anche qui. No, la domanda è cosa ci fa di Ibiza lei qui, cioè in costume con uno spritz in mano. Professione, signorina Kerman, dai, mi godo un po' la gioventù. La giovinché? Ma piuttosto mi dica di lei, eh? Cosa ci fa qui? Dovrebbe andare a studiare, sai com'è? L'ho rimandata in tutte le materie. Vuole entrare in mare? Così la fo... Salve, metto qui le scarpettine. Ho fame? No, guarda, non ho fame, grazie. Grazie, posso entrare? Grazie, salve madre, padre, cioè... Ah, indovinate che è tornata? Allora, ce lo facciamo uno spaghettino? Cucino io! Quanti siamo? 1, 2, 3, va, lo spaghetto, cucino io! Ciao Frankie, allora come stai? No, mamma, te ne devo dire, guarda! Tanto lo so che preferisci me a tua figlia! Allora, spaghettino? Gianfranchina, io mi metto a pulire, eh? Qui è un disastro in casa, ci penso... Gianfranchi, tu siediti, c'è mezza mamma! Amo, dia tua madre che è pronto! Ragazzi, è pronto! Raga, uno spaghettino da paura!
sale, cazzo. Pantalone lungo d'estate. Ma scusa, non hai caldo con quei pantaloni? Scusa, scusa. No! Sto solo morendo dentro. Sfatiamo un mito. Sei io! Ma cosa è uscito? Se io voglio tenere i pantaloni lunghi, tu non mi devi cagare il cazzo. Perché se ce li ho lunghi c'è un motivo. Perché i pantaloni lunghi d'estate sono tattici. Abbiamo mille motivi per metterli. Non sto girando con la sciarpa e il piumone. Sono solo pantaloni lunghi. Sì, 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 ma non hai caldo con questi pantaloni? Ma hai cagato il cazzo. Chiedevo. Combina il colore con un daltonico. E vai, adesso vediamo cosa... Allora, blu. Blu. No, quello è grigio però. Perché sei... No, secondo me è grigio. È grigio scuro. Sì, adesso vediamo l'altro. Arancione. Secondo me è rosso scuro. Arancione! No, marrone. È marrone. Che colore è? Marrone. No, è vero, è marrone. Infatti, no, però. Ma mi è sfuggito. È sicuro che è marrone? No, no, è marrone. È marrone, ok, marrone. Adesso l'altra. Secondo io me dico verde scuro. Verde. Verde scuro. Verde scuro. Verde scuro. Sì, sì, sì. È verde scuro. Sì, è verde scuro. Ok. Allora, l'ultima, vediamo l'ultima. Secondo me giallo. Secondo me marrone. È marrone il cuoricino quello. È marrone questo. È marrone. È marrone questo. Sì, no, no. Infatti, è marrone. Era marrone. È marrone. È marrone. Dai, dai, che bravo. E vai, io hai girato vinto. Gli altri colori. Sì. Ma sei giusto. Ma prima dobbiamo vestirla e truccarla. Che fa cagare. Ok, raga, dovete voi decidere il suo look, ok? Sto parlando. Primo look, nero. Olè. Fantastica. Ok. Secondo look. Oppure questo. A triplo fantastica. E l'amado. Sono un angelo, ragazzi. Oh, li farei perdere. Passiamo al trucco. 3, 2, 1. No. Già. Shy. Ok. Oh mio Dio, amo. Ciao. Sei bellissima. Perché lo dite col trucco? Perché il trucco fa miracoli. Ehi, non iniziamo, ok, ragazzi. Ok, amo, sei pronta per crush? Vedremo, vedremo. Vi aggiorneremo. Andrà di merda. Cosa? Non vi credo. Ma è impossibile, dai, raga, non fate... Proviamo. Vediamo che domande ci escono, proviamo. Via. Il tuo personaggio è una donna? Probabile. Il tuo personaggio ti conosce bene di persona? No. Ha capelli biondi? Probabile. Fa lo youtuber? Non ancora. Ha a che fare col mondo di TikTok? No! Il tuo personaggio vive a Napoli? Waiyo! Buona, Stavitz. Il tuo personaggio ha un nome straniero? Signorina Kerbal, dai! Oh, il tuo personaggio ha capelli ricci? No! Il tuo personaggio ha a che fare con la comicità? Oh, mia dea! No! Ci hai indovinato! Ah, è vero! Allora non sei una buzzarda! Ma dai, ma che carino! Ma che bravo! Dai! Vi amo! Dove stai andando con quello zaino lì? Che cosa stai facendo? E quelle sono lacrime? Non è che sto piangendo, me ne vado io, vado un'altra famiglia perché voi non mi volete. Nessuno mi fermerà, me ne vado, basta. Non puoi fermarmi, madre. Io volevo solo aprire la porta e tu giuro prova solo a tornare. Che giuro che ti sbatto fuori, io a calci. No, ti bueno no, te buenísimo. Y sí, aperísimo.
Pa' lo bueno, soy malissimo. Y pa' lo malo, soy buenísimo. Dormire con le proprie amiche è una di quelle esperienze fa schifo, ok? Ci sono tante tipologie di amiche che vengono a dormire da te. La prima, la sonnambula, quella che parla da sola, che stai zitta! Mentre tu ti stai appisolando senti un rumore. Come drammatica, inizia a parlare giapponese. Quando hai imparato il giapponese? La seconda, l'infame. Sì, parlo proprio di te che continui a rubarmi le coperte. La terza. Abbiamo tutti quell'amica che è la terza. Ce la sei tu. Sei tu. Quella che non sta ferma. Sei lì che stai dormendo e ti arriva un pugno. Cosa vuoi? Ti trovi per terra a chiederle pietà, per favore. Lasciami dormire, per favore, ti prego. La quarta. Quella dolce che inizia ad abbracciarti. Sei lì. Stammi lontano, zia. Tutto bene? Troppo contatto fisico, zia. Ma vogliamo parlare di quella che si sveglia prima di te aspettando la colazione e ti fissa così?